Siamo un gruppo di psicologhe e psicoterapeute che si occupano, fra le altre cose, di supporto alla genitorialità. Facciamo parte dell'equipe del Centro Interazioni Umane, che è uno dei rami di IESCU, Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano, che ha sede a Milano ma opera con diversi progetti sul territorio italiano. L'approccio che utilizziamo è quello delle scienze contestualiste del comportamento, fra cui l'analisi applicata del comportamento e l'acceptance and commitment therapy, teorie e metodi per il cambiamento e la terapia che sono basati su evidenze scientifiche. Infatti quello che vi proponiamo stasera non è in realtà una lezione. Siamo convinte che oggi più che mai nessuno di noi abbia la risposta giusta, ma è piuttosto un'occasione per provare qualcosa forse di nuovo e giudicare voi stessi se funziona o no per voi. La contraddittorietà di ciò che proviamo quotidianamente, essendo e facendo i genitori, sono inevitabili, perché sono profondamente naturali e normali. Proprio perché ci teniamo, ci sentiamo particolarmente vulnerabili e inadeguati, e qualcuno di voi ha anche voluto condividere questa cosa dopo l'esercizio iniziale che abbiamo fatto insieme. Ogni genitore è come un giardiniere che cura un grande giardino. Un giardino che ha scelto di seminare 5, 10, 15 anni fa. Un giardino che è il suo figlio o i suoi figli. Per ogni giardiniere, aver cura e far crescere sempre più rigoglioso quel giardino è la cosa in assoluto più importante. Le erbacce che vi hanno rubato tante attenzioni ed energie sono tutti quei comportamenti di vostro figlio che non vorreste mai vedere. Capricci, lamenti, richieste eccessive, atteggiamenti provocatori o positivi, dispetti e via andare. Quel meraviglioso giardino che è un figlio viene travolto da scoppi di rabbia, pianti inconsolabili, bugie eclatanti oppure congelato da lunghi silenzi e chiusure. E come giardinieri ci preoccupiamo molto di fronte a queste cose, per non parlare di quante volte si perdono completamente le staffe nel cercare di arginare la diffusione di queste che appaiono come erbacce. Vorremmo immediatamente toglierle di mezzo per ritrovare il prima possibile quegli alberi, quei fiori che rendevano così speciale quel bambino, quel ragazzo. Bene, sei in ottima compagnia. In quanto esseri umani, siamo tentati di estirpare ciò che dà fastidio, cercando in tutti i modi che alcune erbacce non vi siano. Ma forse c'è qualcosa di altro che si può fare. Decenni di ricerche nel campo della scienza del comportamento hanno mostrato che alcuni processi e metodi hanno un'alta probabilità di migliorare le interazioni genitori-figli. Noi abbiamo cercato al nostro meglio di semplificare questi concetti e di renderli comprensibili e applicabili in questo momento.